F1, Ferrari, Raikkonen 4 grado, ma insoddisfatto, ci manca ancora qualcosa. Dopo un inizio difficile, Kimi Raikkonen ha tirato fuori dal cilindro una qualifica da incorniciare, che gli ha permesso di chiudere al 4 grado posto, davanti alle due Mercedes di Hamilton e Bottas. Il finnico, sin dalle prove libere 1, ha lamentato problemi con la sua vettura, troppo nervosa e mai in grado di scaldare a dovere le gomme. Nella notte di Singapore, però, Raikkonen ha ritrovato la giusta sintonia con la monoposto ed ha risolto i problemi che lo hanno tormentato durante le prove ed è riuscito a piazzare la sua Ferrari a mezzo secondo da quella di Vettel, anche a causa di una sbavatura nel giro finale. Infatti Raikkonen, durante il suo ultimo giro veloce, ha pizzicato il muro e ciò gli ha fatto perdere quei decimi decisivi che gli avrebbero permesso di piazzare la sua Ferrari al 2 grado posto, alle spalle di Vettel, per una prima fila targata a cavallino rampante. Alla fine, Raikkonen non è sembrato felice per il risultato ottenuto, perché non si sente ancora a posto con la vettura, anche oggi è stata una giornata piuttosto difficile, la situazione è lontana dall'essere perfetta, però mi accontento di questo quarto posto, specie considerando tutte le difficoltà che abbiamo affrontato. È stato complicato mettere la vettura nelle condizioni ideali. Non dipende dai singoli settori, tutta la pista è difficile. In alcuni settori sono più competitivo di altri, ma il feeling non è mai stato ideale. Abbiamo lottato per tutto il weekend e non è stato facile, ma il risultato delle qualifiche è decente. Raikkonen, dopo aver superato la rabbia accumulata dopo l'errore finale, ha dato uno sguardo alla gara ed ha spiegato: "Abbiamo ottenuto un buon risultato e speriamo domani, con un po' di fortuna, di recuperare alcune posizioni". È sempre possibile fare una buona partenza, è chiaro che ci proverò. Sino ad oggi ho sempre effettuato delle buone partenze e cercherò di ripetermi domani.